Eccoci qua. Ciao Marco. Aria Pignardi. Ciao. Ciao. Allora, come va? Bene, tu? Benino, dai. Allora, sì, diciamo che il libro che è uscito da 2 o 3 giorni. Sei poco. Ogni prigione è un'isola, giusto? Perfetto. E, era attuale, attualissimo, e purtroppo, aggiungo io, ogni giorno è più attuale perché accade qualcosa nel mondo carcerario che rende attuali gli argomenti di cui adesso stiamo per parlare. Dopodiché questa vicenda, quando tu vedi un detenuto, ovunque egli o ella sia, in catene, in ceppi, in un posto, dici che sto vedendo, e con tutta poi la polemica politica al riguardo. Tu di questa cosa, che è un caso politico, come abbiamo detto, al di là del caso singolo suo, che idea hai, che impressione hai? Purtroppo, conoscendo un pochino le carceri italiane, non posso non dire, pensare, condividere il fatto che quell'immagine bruttissima, la vicenda, non la commento neanche, di Ilaria Salis da 13 mesi in carcere per aver, forse, non si sa, non ha ancora avuto un processo, aggredito un nazista che poi dopo 4 giorni, 5 giorni era guarito, quindi non è che gli avrà fatto tanto male, ma comunque non è di questo che stiamo parlando. Sai di cosa possiamo parlare? Che allora lì abbiamo visto quell'immagine bruttissima del guinzaglio, delle catene, mani e piedi. In Italia, cioè le catene alle mani, e stai dentro la gabbia per molti crimini, che non è bello ugualmente. Sì, infatti è partita adesso in questo momento una comparazione, dice sì, quelli stanno in Ungheria, ma non è che in Italia proprio assolutamente no, un mondo dorato. Dunque, ma guarda che c'è una comparazione proprio di numeri, cioè la CEDU, no, l'organismo europeo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ha condannato molte più volte l'Italia che l'Ungheria per problemi relativi alle carceri. Non è bello dirlo, però è così. L'Italia ha avuto 9 condanne, è così. No, fa paura, ma è così. L'Italia ha avuto 9 condanne per tortura, l'Ungheria nessuna, ad esempio, da questo organismo. Stiamo molto indietro, siamo quasi gli ultimi in Europa sulla situazione delle carceri. Ne scriveva già Filippo Turati 120 anni fa. Cioè, sembra proprio una cosa endemica il problema che abbiamo noi con le carceri. Allora, tu hai una tua personale, ora chiamarla passione è sbagliato, me ne rendo conto, però voglia di conoscenza, necessità di raccontare, di vivere il mondo carcerario da tanto tempo, diciamo. Sì, quanto sì, tempo sì. È che... Ma da sempre, che ho cominciato a fare delle cose in carcere saranno 25 anni, però avevo già cominciato prima, sai, da ragazzina a scrivermi con un detenuto che era condannato a morte in una carcere americana, prima ancora un mio fidanzatino quando avevo 19 anni, lui 17, era finito in carcere, erano, sai, gli anni, fine anni 70, inizio 80, era arrivata l'eroina, e insomma in tanti hanno avuto di quei problemi. Prima ancora a Ferrara andavo a giocare dalla mia amica che stava vicino al carcere di via Piangipane, e il maestro ci diceva sì, in quel carcere è stato rinchiuso anche Giorgio Bassani, e noi che sapevamo, sai, Giorgio Bassani è lo scrittore di Ferrara, ma perché è stato in carcere uno scrittore così importante? Perché era antifascista. Quindi insomma è un tema che ho sempre sentito. Dopodiché la domanda che ti faccio è: perché scrivere un libro come questo, che racconta il mondo del carcere, che è un mondo a parte anche questo? Prima abbiamo parlato con Albanese di un mondo a parte, no? Quello della scuola, quello dei paesi in via di spopolamento. Il carcere assolutamente è un mondo a parte che in tanti desiderano non conoscere, sapere che sta là, e anche nel linguaggio che viene usato dalla politica, no? Si butta la chiave, si lasciano le persone a marcire e comunque non lo vediamo, salvo poi ogni volta che arriva una notizia o che ci si ha a che fare, scoprire che succedono tante cose là che ci raccontano che paese siamo. Perché scrivere questo libro adesso? Che senso ha farlo in questo momento particolare?
Guarda, proprio per quello, per portare in carcere chi non c'è mai stato, che tu dirai, ma anche no, non ci voglio andare, lo capisco, perché è un posto dove si sta male, però è anche un posto dove, a parte c'è, tu lo sai che ci vai spesso in carcere, c'è un'umanità ricchissima, che ti tocca molto profondamente, ma è veramente un posto che ci somiglia, cioè in realtà in carcere le cose è come se arrivassero prima, ma arriva tutto, cioè è identico a noi. Infatti, dato che sta andando molto male, perché va tutto peggio, sovraffollamento, siamo quasi a 61.000 persone, ce ne starebbero 47.000, Numero dei suicidi. numero dei suicidi. Quest'anno si avvia a essere il peggiore di sempre, perché il record è stato nel 22, che erano, mi sembra, 84, adesso ci sono 27 suicidi all'inizio dell'anno. Non si suicidano solo i detenuti, si suicidano anche gli agenti di polizia penitenziaria, perché in carcere stanno male tutti. Guarda, Vuol sai dire chi? quella frase Quello che ti ho che sì. raccontato che mi ha detto un ex detenuto, amico mio, mi ha detto. Allora, se in un carcere sta male il carcerato, perché a loro piace chiamarsi carcerati, sta male anche la guardia. Loro sono gli unici che possono dire guardie, noi non lo possiamo dire, noi dobbiamo dire agenti e non dobbiamo dire secondini. In carcere si chiamano come vogliono e si chiamano anche guardie e carcerati e loro dicono se nel carcere stanno male i carcerati stanno male anche le guardie e mi ha detto questo. Pino Cantatore, lo nomino perché poi Pino ha una storia meravigliosa che racconto anche nel libro, ma ha detto, sai che secondo me quelli che hanno picchiato a Santa Maria Capua Vetere, li abbiamo visti, ci sono le immagini perché sono cose che succedono non solo lì, ma se non ci sono le telecamere non le vediamo, e, quelli lì a Bollate non l'avrebbero mai fatto. Bollate è il carcere migliore d'Italia, non è bello fare queste classifiche, perché poi è brutto pure quello, non pensare che sia un carcere piacevole, perché sono tutti brutti, è tutto. Ma è un carcere particolarmente, che è stato particolarmente seguito, ha avuto una grande direttrice che è Lucia Castellano, che adesso è la provveditrice di tutte le carceri della Campania, ha avuto Luigi Bagano, che è un grande direttore, perché ci sono quelli bravi, Certo. cioè non bisogna pensare che non ci sono, c'è un sacco di gente che vive proprio con lo spirito di servizio. Sai chi mi ha detto tra gli altri che il carcere è inutile? Un ispettore di polizia penitenziaria che mi ha detto, la prima cosa, quando l'ho incontrato, è difficile parlare con loro. Perché sai, ci sono molti pregiudizi, anche giustamente, sugli agenti di polizia penitenziaria, no? Perché quando li vediamo in certe circostanze ci spaventiamo, ma ci sono anche quelli bravi. E quando questo, gli ho cambiato il nome nel libro, ma insomma l'ho chiamato, mi sembra, perché adesso mi ricordo il suo vero nome, diciamo che l'ho Vabbè, chiamato non lo dire, che adesso Michele. dici sicuramente il nome vero, quindi. Temo di sì, e lui mi ha detto il carcere è la cosa più stupida che ci Infatti sia. volevo arrivare a questa frase E io gli ho che detto, ma perché allora ci lavori? E lui ha detto, finché esiste qualcuno lo deve fare. Per spirito di servizio. No, questa è. È bello questo applauso che fate. Ah, perché No, questa è. ma allora ti devo dire anche questa che ti piacerà. Però le Senti. domande le devo fare io, No, capito? una cosa Dico, no, sola, io capisco che tu hai il puoi ruolo star tuo, poi alla fine zitta. riprendi il ruolo che è stato tuo. Prego. No, poi sto zitta. La stessa persona mi ha detto, io, mio padre, l'ho visto piangere solo una volta, quando è morto Berlinguer, perché mio padre era un comunista. E io dentro me ho pensato, mazza, il padre comunista, cosa avrà pensato di lui che fa la guardia? Non l'ho detto, l'ho pensato. E lui ha capito cosa stavo pensando e mi ha detto, mio padre era fiero di me perché servo lo Stato. E ci sono anche questi. Beh, certo. No, ma infatti le frasi più, diciamo, anti-carcere, mettiamola così, Sì. nel tuo libro non sono dette da detenuti. Ora non mi ricordo esattamente le varie figure, Beh, però mi colpiva questo. Questo direttore Luigi Pagano è quello che mi l'hai ha appena detto detto. per primo che il carcere era inutile, uno Più che ha volte fatto c'è questa per frase: il 40 carcere anni il non serve a direttore. niente, che è una frase che è detta in un posto dove, come l'Italia, dove si aumentano le pene, si inventano nuovi reati.
e il risultato poi di mandare sempre più persone in carcere è una frase decisamente in controtendenza. L'altra frase è: il carcere è classista. Cioè, e quello ci arrivano tutti. Quello però. Ci arrivano tutti, però, ripeto, anche questo non lo dicono solo i detenuti. È ovvio che... Mi ha colpito una frase che mi ha detto uno dei detenuti intervistati a Re Bibbia nell'ultimo pezzo che avevo fatto. Io gli chiesi, ma chi finisce in carcere? E la risposta era già nella domanda, diciamo, i poveracci. E lui mi rispose dicendo, guarda, in realtà in carcere ci finiscono tutti. La domanda giusta è chi ci rimane in carcere? E ci rimangono i poveracci, sì. Quindi. Cioè, magari ci finiscono pure gli ai non poveracci, ma quelli, diciamo, un modo per risolvere, altrimenti lo trovano. Beh, magari anche solo con dei bravi avvocati che possono pagarsi, non è che sono modi strani, sì, quelli che riescono a uscire. Però è una frase che non si può dire, il carcere non serve a niente. Cioè, non si può dire in televisione, tu vai in un dibattito televisivo, lascia perdere questo programma qua, non stiamo facendo un dibattito, ma tu immagina un qualunque talk. Immagina un qualunque ospite di talk che dice, al cospetto del primo politico, insomma, dico di destra, ma neanche solo di destra, non voglio neanche generalizzare, dice il carcere non serve a niente. Tu immagina la reazione. Il carcere lo odiano tutti, qualcuno odia e magari ama il carcere degli altri, ecco, certo. Però non, è molto odiato ed è anche comprensibile, perché uno che non ne sa niente, che è anche legittimo non saperne niente, pensa quali sono le obiezioni tipiche. Basta non commettere reati e non ci entri. Che non è vero, perché ci sono anche gli innocenti, un sacco, a cui diamo un sacco di soldi poi quando fanno ricorso. Poi ci sono quelli in attesa di giudizio, che verranno condannati o meno. Quindi può capitare a tutti di andare in carcere, innocenti, per omonimia, per mille motivi. E quindi questa è una cosa che riguarda tutti quanti. A me, che è inutile, l'ha detto per primo, quando ho cominciato ad andarci, quindi insomma, 25-28 anni fa, Luigi Pagano, che era allora il direttore di San Vittore. È stato direttore per 40 anni, tra San Vittore e i tempi di Mani Pulite, quindi ti ricordi, i suicidi, dappertutto è stato. È uno di quei direttori che i posti più difficili li davano a lui, Asinara, Pianosa, Novara. E il primo a cui ho sentito dire questa cosa, ho detto, ma com'è possibile? Lui fa, e poi lui parla in napoletano stretto, io non lo so fare, però mi diceva in napoletano stretto che intanto il tema della recidiva, cioè il carcere come è fatto oggi è inutile, perché un carcere fatto, allora, calcola che su 60.000 che ci stanno avrebbe senso magari che ce ne stessero 6.000, cioè di quelli che se escono fanno male a se stessi, agli altri, ci sono. Però bisognerebbe pensare per queste persone delle situazioni che non sono magari un posto dove coltivi un desiderio di vendetta perché stai male o esci peggio di prima, ma lascia stare. Tutti gli altri che oggi hanno una recidiva del 70%, 69 virga qualcosa, escono peggio di prima, o fanno l'università del crimine da ragazzini, come molti di quelli di cui parlo, che poi sono anche, l'hai letto, sono molto divertenti, simpatici, perché ti raccontano che sono andati la prima volta al riformatorio, no? Si chiamava, perché avevano, non so, rubato un paio di pantaloni per divertimento, ne sono usciti che erano dei criminali, certo, e lo sono rimasti poi per sempre. Quindi già non serve per come è fatto, e quindi è un costo per noi. Tu sai che un carcerato costa 150 euro al giorno allo Stato, fai per 60.000. Questa è un'informazione utile nel momento in cui si dice quanto costa un migrante di solito, no, come un peso, anche quanto quindi costa un detenuto. Non serve, perché la recidiva è altissima, a meno che le persone detenute sono una minoranza risicatissima. Nel famoso carcere di Bollate, ad esempio, quel Pino Cantatore che vi dicevo, che è un detenuto che io, quando l'ho conosciuto 20 anni fa a San Vittore, aveva due ergastoli, e era una persona però
che ha avuto una fortuna, oltre a essere molto intelligente, ha conosciuto questo Luigi Pagano, il direttore, di cui parlo tanto perché è un essere eccezionale. Non a caso non ha mai avuto incarichi dalla politica, a un certo punto è finito al DAP, l'hanno fatto fuori dopo poco, perché è una persona integra. Già quello è incredibile, no? Perché uno così doveva fare il ministro della giustizia invece di altri. Però l'impressione, appunto, sentendo raccontare queste storie, e che di cui il libro è pieno, e storie scritte tra l'altro a Linosa, diciamo anche questa cosa, in parte, diciamo, sì. Contestualizzate per lo più appunto altra in piccola isole, prigione, altra, perché non esatto, ci sono i traghetti. L'impressione generale è che il sistema carcerario sia portato, e che l'impressione spesso che ho appunto anche andando, ho avuto anch'io, è che sia portato avanti non in maniera virtuosa come sistema, ma da appunto da persone che singolarmente, diciamo, hanno talmente a cuore la propria missione di reinserimento nella società dei detenuti, che cercano di fare del proprio meglio, appunto, ma altrimenti il sistema andrebbe in una direzione totalmente diversa. No, il sistema è proprio guasto, mi spiace dire. E l'ultima cosa che ti chiedo è questa. Come l'ultima? È l'ultima, perché tu lo sai, in televisione funziona così, è una roba bruttissima la televisione, tu hai smesso. Non a caso. Ce l'avete quelli che ti dicevano smetti, basta, chiudi. No, io volevo. Tu dicevi così, che facevi, che gesto facevi? All'intervistato che parlava, che no, gli diceva. No, quelli fuori che mi dicevano chiudi. Così, vedi, capito Sandro, devi fare dei gesti più plateali. No, perdona, tranquillo. No, l'ultima cosa che voglio dire è questa. Per quale motivo tu racconti anche di l'ho anche visto, un video che hai fatto quando c'è stata la rivolta all'inizio della pandemia a San Vittore, che tu hai fatto vedere, questi stanno in una situazione, stanno in cella in questo momento, hai pubblicato questo video preoccupatevi anche di loro, e sei stata riempita di insulti. Ridevo perché sapevo dove volevi arrivare. La politica però aiuta queste persone a riempirti di insulti, come dire, ripeto, il gergo usato quando si parla di carcere, quando si parla di reati, va in una direzione che è totalmente opposta al carcere inutile, anzi, buttiamo la gente in carcere. Perché questo? Te ne sei fatta una ragione? Sei rassegnata a questa cosa? C'è qualche speranza? Oppure no, no, allora, speranza mi dispiace dirlo, ma non arrivederci, temo grazie, che non ci sia. No, la speranza non credo che ci sia, ma dobbiamo fare come se ci fosse. È una cosa che diceva Pannella, no? Non c'è, perché per mille motivi è proprio un tema irriformabile. Citavo Filippo Turati, che scriveva 120 anni fa le cose che diciamo oggi, che t'ho detto io stasera, però siamo obbligati a fingere che sì, anche perché ci sono poi invece dei piccoli miracoli. Ecco, una guerra. Questo me l'ha detto una giudice, anche di lei parlo nel libro, Roberta Corsia. Facendo questo lavoro si impara ad accontentarsi. Uno che ce la fa, quell'altro che lo salvi dal suicidio, quello lì, il Pino Cantatore, che è diventato un imprenditore illuminato che ha bollato e fa lavorare 160 detenuti, e quei 160 lì non ci tornano in carcere perché escono che hanno imparato un lavoro qualificato. Quindi piccole cose, accontentarsi. Io l'ho scritto soprattutto perché era tutta la vita che infilavo carcere in tutto quello che facevo, e alla fine ho pensato di così, insomma, di raccontare quello che avevo visto, che sapevo, per portare in carcere chi non c'è mai stato. Hai fatto bene. Daria Brignardi! Grazie. Grazie mille. Grazie Diego. Grazie a te. Grazie mille. Grazie ciao mille. Marco. Ciao. Ciao.